Il dibattito sul nuovo ospedale dell'Aquila ancora non decolla. Dopo l'annuncio dato dall'assessore Paolucci di volerlo realizzare, non si è mosso praticamente alcunché, perché è chiaro che va trovato un finanziatore privato con i cosiddetti project financing, più volte auspicati dall'attuale manager Rinaldo Tordera. L'ospedale, per come è dislocato, ha dei costi di gestione altissimi oggi. Anche il sindaco Biondi aveva parlato della necessità di avere un nuovo nosocomio, soprattutto perché Sulmona ben presto lo avrà, sarà il primo antisismico, e si lavora anche per Avezzano. Allora, allo Stato non c'è nulla di concreto. Nessun privato si è rivolto? Al momento no, e non appena ciò avverrà ovviamente ne sarete informati. Il tema è molto importante, e noi abbiamo apprezzato molto il fatto che l'assessore Paolucci, quindi la Regione, abbiano messo a disposizione una somma intorno ai 40 milioni per finanziare, diciamo, ristrutturazioni e o nuove costruzioni per quanto riguarda l'ospedale dell'Aquila. Ricordo che stiamo completando l'ospedale di Sulmona, che sarà il primo vero ospedale antisismico della nostra regione. Credo che faremo in autunno il passaggio al nuovo ospedale, e abbiamo avviato le procedure di iniziativa ASL per la progettazione dell'ospedale di Avezzano. Quindi una seria riflessione sull'ospedale dell'Aquila va sicuramente fatta. Uno dei problemi più grandi che affligge l'ospedale aquilano è la piaga dei parcheggi. Interventi per come oggi non se ne possono fare. Alcuni spazi nel retro sono ancora occupati da casette che ospitano servizi medici. Alcuni spazi sono sacrificati, ma di certo questi cambierebbero poco. Anche in questo caso il problema non potrà avere una risoluzione se non ci sarà un intervento esterno. Allo Stato la situazione non è francamente risolvibile, nel senso che la situazione è questa. Però io confido nel fatto che se arriverà qualche proposta di progetto di finanza, sicuramente non potrà non comprendere una sistemazione dell'area parcheggi, perché è inevitabile.